Questa sera, e lo vedete qui alle mie spalle, sempre col trucco dei potenti mezzi, abbiamo con noi Lia Rebecca Valerio, che come vedrete sottoscritto, poi troverete scritto blogger, che è anche un augurio. Lei è una che sappiamo tutti che cosa è stata e cosa è per la Passalacqua, è stata la capitana prima di Chiara Consolina, alla quale facciamo ancora una volta i nostri auguri, ma perché ci parla di questa sua attività. Io le ho chiesto di venire perché da, credo, un paio d'anni ho letto alcuni suoi deliziosi, come potrei dire, editorialini nel sito dell'Irene Passalacqua Facebook, che mi hanno colpiti per la sensibilità, per la delicatezza e anche per il fatto che è una delle poche persone che si ricorda che in Italia esiste una lingua che si chiama italiano e la usa, perché è una cosa che ormai è fuori moda. Allora Lia, partiamo prima da quanti anni è a Ragusa? Sono a Ragusa da parecchi anni, cerco sempre di fare i conti, ogni volta me lo dimentico, ma siamo nell'ordine dei 10 ormai. Beh, allora è ragusana di adozione. Allora, ultimamente, dicevo, lei ha deciso di entrare in questo strano mondo che è il mondo delle chiacchierate online, che vengono comunemente definiti blog, raccontando, cercando di sottolineare alcuni avvenimenti, alcune storie, alcune cose, alcune legate al mondo del basket, altre no, ma soprattutto filtrate attraverso una sensibilità particolare. Cos'è che l'ha spinto a questo? Allora, mi ha spinto a questo intanto per la nascita di questa cosa. Ci tengo particolarmente a ringraziare chi mi ha incoraggiato, chi mi ha spinto a farlo, perché scrivere è sempre stata una cosa che mi piaceva sin da ragazzina. L'ho sempre fatto per me, non mi interessava tanto che i pensieri fossero divulgati, anzi ne ero abbastanza gelosa in origine. Poi tutto è nato quando in realtà ho cominciato a dovermi occupare un po' di comunicazione. Qui parliamo di Aieva Team, della società giovanile della Virtus. Cioè, quando ha finito di fare la giocatrice? Sì, quasi subito. È nato un po' lì e poi dietro la spinta di un amico, il consiglio di un amico, tramite chiaramente i canali di comunicazione della Virtus Irene, che lei conoscerà, gestisce Michele mi ha aiutato. La spinta è arrivata da un caro amico, la spinta, diciamo, a non essere più gelosa di quei pensieri, e quindi ecco, lo nomino, ma lo ringrazio. Ha deciso di non essere gelosa di quei pensieri. Sì. Ora, io che invece istituzionalmente sono portato i miei pensieri a condividerli con la gente in quanto giornalista dei giornali e della televisione, quando è che uno dice vabbè, non sono più gelosa? Perché a un certo momento lasciamo perdere la spinta all'amico, cos'è che ci porta a dire beh, voglio condividerlo? Credo il fatto, ci sono delle cose che mi appassionano, una di queste è chiaramente tanto lo sport, tanti sport, non soltanto uno, e il fatto di provare il grande desiderio di chiarire, ma prima a me stessa, certe cose, certi pensieri che mi maturavano nella testa, poi mi ha portato un po' alla volta forse a volerli esternare, a voler suscitare magari qualche riflessione che potesse non tormentare solo me, perché su certe cose non ci dormo la notte. No, io lo capisco, perché negli ultimi anni da vecchio signore mi sono dedicato, oltre a fare giornalismo, a fare l'autore di libri, devo dire, grazie alle persone, anche con un certo successo, ma ho scelto di fare saggistica storica proprio per non raccontare niente che riguardasse me, perché quando ci raccontiamo agli altri non è mai un percorso né facile né indolore. Non è neanche, è guardarsi allo specchio, solo che ogni tanto lo specchio ti dà un pugno, penso. Penso che sia quello che succede. Sì, è difficile, in fase, diciamo, la fase di scrittura mi viene abbastanza facile, perché è ancora come è sempre stata, nel senso che se scrivo è perché ho bisogno di parlare con me, quindi quella fase mi viene ancora facile, e poi quello che viene dopo è un po' intriso di paranoie. Vabbè, però quando uno estrinseca, racconta, comunque comunica determinate sue idee, sensazioni, rabbie, paure, quello che è,
e non viene fatto direttamente, perché non è che parla direttamente, non è che racconta lì a Valerio, racconta alcune cose che poi bisogna, ecco perché io gli ho detto, lei si è un po' sorpresa, perché uno poi deve riuscire a filtrare attraverso quello che legge quello che c'è dietro. E se uno dietro c'è una persona di grande sensibilità alla quale, a mio modesto avviso, lo sport ha comunque dato un veicolo enorme, no? Perché lo sport vuol dire comunque condivisione, vuol dire unirsi ad altre persone, vuol dire accettare una disciplina, vuol dire tante cose. Com'è stato? Dico bene o no? Ah, dice benissimo, ma a qualsiasi livello lo si pratichi, di qualsiasi disciplina sportiva si stia parlando, ripeto. Sì, no, in generale, sport. Dice davvero bene, c'è una frase bellissima in un libro della mia giornalista sportiva preferita che dice che lo sport ti spreme i sogni per far uscire il succo, non si può dire meglio di così. E sono d'accordo. Allora, spieghiamo un po', di dove è lei? Concordia Sagittaria, che nessuno conoscerà, provincia di Venezia. Allora, le parla strano, io ho un editore a Venezia e quindi come tale mi capita di andarci ogni tanto e sapevo che esisteva questo mondo, anche non so in quale zona è. È quasi in Friuli, in realtà, estremo confine nord-est del Veneto. È quasi lassù. Sì. E quindi, domanda stupida e banale ma obbligatoria, le è venuto difficile cambiare mondo? No, non mi è venuto difficile, sono forse stata fortunata, ho visto subito tante, per carità, perché tutte no, ci vuole tanto tempo, tante cose belle della Sicilia, quelle le ho viste subito e quindi no, non mi è venuto difficile. Poi col tempo, ma parlo di anni e anni, quindi anche quando sento persone commentare luoghi, persone, posti, culture dopo averci passato una settimana, anche quello non mi fa dormire di notte, perché io sono qui più o meno da 10 anni e scopro adesso più cose di quando ero qui da un anno, perché si ha più sensibilità, adesso riconosco più difetti rispetto a quanto non mi succedesse dopo un anno, dopo due, dopo 3 mesi, ma è bello anche così, su certe cose poi si, diciamo, la nordicità del carattere si riesce a smorzare, certe altre un po' meno. Lei si immagina, io ci sono da 66 anni e scopro ore, sono arrivato che avevo 9 anni e ancora lo scopro. Allora, in questo avvicinarsi al raccontare, al condividere, al parlare, c'è comunque un limite che lei si è posto, oppure un argomento che deciderà di non trattare mai o di trattare sempre? C'è un filo conduttore, come quelli bravi dicono, un fil rouge? Un fil rouge, un filo rosso? No, un filo rosso non ce l'ho. Bella non questa, non ce l'ho, per carità. Bella questa foto. Risale a tanti anni fa. Sì, ancora, credo che sia 2015. Sì, ancora col numero 20 vuol dire che non erano gli ultimi anni, perché poi l'ho cambiato, sono tornata molto al 6. Si ero anche abbronzata, era inizio preparazione sicuro. No, dicevo, non credo che ci sia un filo conduttore, perché proprio dipende da quello che vedo in quel momento, da quello che mi suscita. Di sicuro c'è, solo che io non l'ho ancora trovato, come ci ho messo 10 anni per scoprire tante cose della Sicilia, ci metterò, spero meno, per scoprire il filo conduttore, però ogni tanto sono un po' lenta. No, io sono convintissimo dell'importanza della lentezza, io non ho mai creduto alla cosiddetta scrittura di getto, mi sembra una grandissima balla, credo moltissimo, anche perché sai, cerco di uno poi la lima, la cura, cerca di poi deve decidere anche quanto di se stesso ci deve mettere, no? Perché mica è detto che dobbiamo metterci per forza tutto. E ogni volta può anche darsi che sia variabile, oggi mettiamo il 10%, domani l'80%, dopodomani niente. E poi c'è anche il mestiere, che quello si acquista col tempo. Lei si sente diversa alla ventesima incursione in questo mondo? Si sente diversa, migliorata o comunque cambiata rispetto a quando è iniziato? No, cambiata sicuramente, perché penso che cambiando un pochino una persona, perché tutti cambiamo un po' nel corso della vita, cambiando una persona cambia il modo di pensare un po', cambia sicuramente a quel punto anche il modo di scrivere, di raccontare, qualsiasi cosa si faccia, la si fa
in maniera diversa a seconda della persona che si è, che si sta diventando, quindi sicuramente sono un po' cambiata, non so dire se sono migliorata o peggiorata, il mio carattere mi porta a dire peggiorata forse con l'età, però certe cose credo di forse di riuscire a dirle un po' meglio. Bene, allora andiamo a chiudere, abbiamo superato ampiamente i 10 minuti, abbiamo raccontato, stasera abbiamo avuto il piacere di avere Lia Valerio come in una veste inusuale. Lei comunque sta continuando da tempo, ormai credo 3 o 4 anni, una serie di attività collegate alla Passalacqua, è complicato spiegarle tutti, mi capita di vederla spesso la mattina in palestra insieme alle ragazze, come so che fa la video analyst, come fa, è comunque un trade union importantissimo fra le giocatrici e la società, l'ho vista anche in funzione, devo dire anche bravina ad interprete, anche perché alla Passacqua, la lingua italiana, ripeto, nella scrittura poco, ma alla Passacqua per una serie di motivi, anche con l'italiano diventa complicato, vedi per esempio con Romeo e quell'altra, che lo starello, che credo che non parlino molto l'italiano. No, capiscono, sono brave perché capiscono molto, però l'italiano, anche per gli italiani è una lingua difficile da parlare, quindi magari se c'è chiaramente cose di campo non ce n'è bisogno, se magari c'è un concetto un po' più articolato hanno anche loro bisogno d'aiuto, ma perché comunque sono nate e cresciute in altri paesi, non in Italia, e non è scontato comunque arrivare a imparare una lingua così difficile. E poi da 2 anni è una validissima, devo dire, una tra quelle che si sentono con più piacere, perché non esagera mai, ha sempre una misura, nel rispetto che ci sono anche, del fatto che ci sono anche i non addetti ai lavori, commentatrice, co-commentatrice delle telecronache. Bene, io volevo fare questo perché, le ripeto, avevo notato, con uno sguardo la prima volta distratto, poi con molta più attenzione, una a mio avviso una interessantissima scrittrice in erba. Grazie. Nel senso che veramente riesce a trasmettere con estrema delicatezza, con estrema sensibilità, qualche volta direi anche quasi con pudore, determinate concetti che vengono probabilmente di getto, ma poi vengono elaborati, una volta diceva diastasati, digeriti proprio letteralmente, e vengono fuori cose, ripeto, deliziose. Se volete leggere nel blog della Passalacqua, andate, vi assicuro che alla fine dite: guarda, Gianni Papa ha scoperto una cosa estremamente interessante. A meno che lei non abbia qualcosa di particolare da comunicarci, possiamo chiudere? Posso? No, vorrei ringraziarla, mi ha riempito di complimenti, quindi la ringrazio. È stato davvero, e non è piaggeria, non è una frase fatta, un piacere, e ci diamo appuntamenti al primo libro, va? O alla prima raccolta di pensieri, se preferisci così. Grazie a Lia Valerio e buonasera.